quello che interessa. E noi non sappiamo né se siamo dei tabaccai, non sappiamo né se sappiamo dei produttori agricoli. Vogliamo sapere cosa siamo e vogliamo lavorare nel rispetto della legge, delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Ok? Grazie. Questo è il messaggio che dobbiamo dare oggi. Ok? Siamo qua davanti, proprio davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, perché secondo noi è la persona che di più di tutti dovrebbe interessarsi al nostro problema, perché in effetti noi stiamo seguendo una legge che è la 242, ci autorizza la coltivazione della canapa, ci ha autorizzato, quindi tutti noi siamo partiti, abbiamo investito, abbiamo piantato, ma il raccolto ci è rimasto invenduto per tanti motivi, perché questa legge non è stata ben normata, non è chiara, avvengono tutti i giorni questi sequestri, bensì la Cassazione ha definito che sotto lo 0,5, cioè che si può vendere tranne che si tratti di sostanza drogante. Noi siamo nei limiti, siamo sotto lo 0,5, perché ci devono vietare la vendita di queste cose? Adesso noi che cosa facciamo? Io sono nel ramo dell'hemp shop, quindi noi ci occupiamo di commercializzazione e distribuzione delle infiorescenze di cui siamo a discutere oggi, e sono davanti al Mise insieme a tanti ragazzi che fanno il mio lavoro per chiedere alla politica di prendere una decisione una volta per tutte su questo testo di legge 242, così tanto alla luce delle cronache in questi giorni, perché questo testo va a generare un'incertezza che si ripercuote su tutto il nostro settore, e quindi noi oggi, come settore per l'appunto che unisce dall'agricoltore al venditore, siamo a chiedere alla Repubblica Italiana di prendere per l'ultima volta una decisione. Quando esce la motivazione della Corte, delle Corti Unite di Cassazione, abbiamo la sentenza definitiva. In questo momento storico diciamo che le forze dell'ordine si stanno muovendo autonomamente, non c'è una direttiva sul chiudere o non chiudere. Quello che abbiamo sempre chiesto noi, e per quale poi è nato il CSF, che è un comparto etico del mondo cannabico, abbiamo sempre chiesto che ci siano dei controlli, come abbiamo chiesto che ci sia un ente per le analisi nazionale o governativo, così nessuno deve andare a rifarsi delle analisi, ma ci deve essere un'analisi a monte che dice che quel prodotto, tra virgolette, è bollato da un ente governativo, cioè da una persona autorizzata a fare le analisi. Diciamo che siamo nel caos, e quindi abbiamo iniziato con i nostri fondi, con un rischio e con il caos che ci poteva essere. Noi ci aspettavamo qualcosa, ma sinceramente non che da un giorno all'altro chi ha investito, chi ha voluto cambiare la propria vita sperando in meglio, perché era un comparto in questo momento pieno di crescita. Non mi sarei mai messo a fare il ristoratore, perché non ho le competenze e non ho i fondi per poterlo fare. Questo era un business alla mano di tutti quanti, nelle mani di chi stava in America, perché ha studiato in un'università comunque sia rinomata, era andato in America a cercare fortuna, ma è tornato in Italia perché ha visto uno spiraglio. Quindi diciamo, siamo qui per questo, per chiedere una normativa e un emendamento, sostanzialmente basterebbe la 242, dove viene immesso la destinazione d'uso del fiore. È quello che ci manca.